Allora, abbiamo letto qualche informazione e sembra che è stato costruito negli anni 70, ho letto adesso, ed è stato chiuso. Soprattutto una marca. Ed è stato chiuso negli anni 2000. Ed è stato chiuso negli anni 2000, quindi è durato 30 anni tipo, ed era uno zoo, quindi aveva la certezza che questo fosse uno zoo. Erano, cos'è che c'era Gianni? Leoni, lama. Leoni, lama, scimmie, aveva orsi, leoni, tigri, quello vedi lì che è quella della tigre, quella sicura al Ah sì, 100%. vero. Cammelli, scimmie, Cammelli, scimmie, piccole piccoli. coccodrilli, E la rettili, madre. la Madonna, volatili. volatili di diverse specie, ma non solo, potevano anche provare le bezza del go-kart, un Sì. bar e un ristorante. Non abbiamo ancora visto. Spettacolo! C'erano anche le papere, ma questo è il Era minimo. tipo un'oasi naturale, incredibile. Poi. Cioè c'erano orsi, lama, tigri, cammelli, Tanto ragazzi. andiamo avanti. Uno zoo incredibile. Minchia, grande Gianni. Perché io non avevo idea che fosse minimamente che fosse uno Ci zoo, mette un po' di rame capito? qua. Cioè ci sono arrivato adesso perché ho Grazie. iniziato a vedere le Figura. gabbie. Lo so. Quindi la cosa degli animali che si arrampicano, che ho detto prima, le Scimmia. scimmie. Sicuro, qua potevano esserci le scimmie. Perché spettacolo comunque. Non me l'aspettavo mai nella vita. Però scusa, come si fa a salire? Spavi. Come si fa a salire? Come si fa a salire? Vabbè, andiamo di qua. Aspetta. Andiamo di qua. Ah, porca troia. Qui rami rotti, quindi qualcuno posso. Vabbè. Cos'hai? Ma sì, si sale. Si sale o no? Sì? Vabbè, Ma sì. andiamo di là, dai. Tentò di incassarti ancora. Sì. Guarda là, figo. Mica, sono soddisfattissimo di sto Questa posto, ti luce è un dico. po' gialla. Bellissimo. Queste qua dove siamo dentro adesso erano altre gabbie. Assurdo. Non ha senso comunque. Queste erano tutte gabbie. Cioè tu ti mettevi qua in mezzo e vedevi gli animali. Dove sono le scale? Ma sti buccioni? Che cazzo è sta roba? Ma queste, intendi le scale? Eh sì. Cioè, come cazzo facciamo a Pazzesco. salirci? Ma non le abbiamo neanche viste, scusa. Ah, perché non siamo venuti di qua. Ragazzi, come state vedendo, faccio solo un giro con la GoPro qua. Ci sono altre gabbie. Ma cioè, quanti animali c'erano in questo posto? È assurda questa cosa, ma sono tantissime. E là dietro, secondo me, ce ne hanno altre. Incredibile. Boh, volendo, secondo me si riesce. Dall'albero, le Vabbè, sali nuove figlie. sull'albero. Vabbè, Gli io chiudo. scalini mi sembrano abbastanza. Che No, non sono stabile per un cazzo, mi sa. È il problema che c'è il peso dell'albero su, capito? è? Non è ancora crollata. Porca puttana, che merda. E se mi appoggio l'albero non so che fine facciamo. Vabbè, ci proviamo. Cavalli, non cincischi! Vada! Lascia. Vaffanculo, Gianni. Da lì, Ok. ciao. Io Siamo su, faccio una registrazione con la GoPro e vai, arriviamo. va Ci bene. arrivo. Vediamo qui cosa troviamo di bello. Qui ovviamente non teniamo animali, mi sembra stupido dirlo, ma lo diciamo, erano tutti luoghi per i turisti, penso, presumo. Vediamo qui. Potrebbero essere delle stanzette, magari dove chi voleva poteva anche pernottare, non saprei dirvi sinceramente, che danno su tutto questo ben di Dio sul vecchio zoo. Qui infatti finisce. Qui ci sono altri locali. Qui è un vecchio bagno. Ah, qua c'è una barricata. Per chi fa software, bellissimo. Bene, abbiamo finito qua le stanze. Penso, sì. Anche qui barricata ovunque. Scendiamo. Qui, allora, mettiamo un piede qua. Madonna. Se sbaglio a mettere il piede sono abbastanza fregato. Ok, no, 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 ok, sì.
Ullala! Dovevamo continuare di là. Vai di qua. Di qua si passa. Di qua si va avanti, però. E di là poi ricordiamoci di farlo. Di là intendo. Questo non so, ce l'abbiamo fatto tutto. Sì, sì, però dico di qua si va in là poi. Non so se si fa. Era quello dopo. Vabbè, andiamo. No, aspetta, calmi. Secondo me a destra abbiamo finito tutto. O dice che a destra no, c'è altro. Stavamo entrando in uno noi. Possiamo fare il giro di là. Sì. La scena qua. Ma cos'è questo? Gabbie. Questo qui è un... Vabbè, per il soft air, penso. Qua ripararsi. C'è scritto voliera, in realtà può essere. Guarda, la torre. Vediamo questo voliere. Ma quello è abbandonato, io non ho capito. È tutto abbandonato. Vabbè, le balle no. Le balle no, ma... Guarda che marcio sto pieno, Tipo questo lo usano come riparo. Però qua ci sono segni di trattore. Ma guarda quanta roba c'è! Ma ragazzi, ma quanto è grande sto posto! Andiamo a vedere l'altro edificio. E tutte di là? Dopo andiamo, è pieno. Vabbè. Meglio, minchia. Io mi aspettavo che fosse un buco, invece ci sta dando delle sorprese incredibili sto posto. Anche perché forse, attenzione, è il primo zoo sul canale, ragazzi. Che speravo, non abbiamo mai visitato uno zoo. È il primo zoo sul canale, abbandonato. Vedi che comunque lì c'erano altre gabbie, altri edifici piccoli, erano tutti posti dove tenevano gli animali, sicuro. Pieno di edifici, casette, cioè anche qua sicuro tenevano altri animali. Certo. Ma perché? Qua secondo me era tipo parte di uffici, perché vedo un botto di monitor stampanti, eccetera. Guarda quante ce ne sono in giro, i telefoni alto. Quanto vecchi. Guardate. Sì. Qui sicuro è una zona uffici, sicuro. Bellissimo. Che peccato però buttar via così tanta roba. Qua ci sono ancora schede madari. Strano non le hanno portate via però. Cavi, stampanti. Tutta roba da ufficio, insomma. Sì, secondo me magari funzionano anche. Sì, qua è un ufficio, secondo me. Commentate anche voi da casa, secondo voi questa parte è addedita a ufficio. Secondo me sì, sicuro. Anche voi vedi, le hanno usate anche come barricata certe cose, io non ho parole. Ma perché? Beh. Ma questo è un condizionatore. Sì. Ma in che senso, scusami? Sì, vabbè, non è grandissimo. Sì, no, beh, ripeto, secondo me era semplicemente zona uffici, pratiche. Magari facevi i biglietti, che ne so, un po' così, capito? Cioè, io pensavo di entrare tipo in una discoteca, roba così, a vederlo da fuori, no? Da Maps. E invece scopriamo che è uno zoo, cioè. E è uno zoo, incredibile. Ma qua hanno disarcionato la gabbia. Cos'è che c'era qua dentro? Ma quanti edifici! Cioè qui era tutto gabbia, capito? Qua era tutto chiuso ed era tutto gabbia. Ma là c'è una postazione da cacciatore. Magari andavi solo a guardare, capito? Ma no, beh, quello è soft air, aspetta. Non si vede. Ma? Quello è per soft air, sicuro. Sì, può essere. Sì, sì. Mi chiedo come, perché abbia chiuso comunque questo posto. Cioè comunque sei sulla strada, quindi lo vedi subito. C'era scritto che anche era abbastanza rinomato, glorioso. Non capisco il motivo della chiusura. O aveva problemi a livello di... Cioè, che comunque devi rispettare delle leggi, anche come tieni gli animali, capito? La società poi ha tentato il recupero negli anni 2002, più o meno. Anche un po' prima, in realtà. Voleva il recupero della struttura, quindi avevano investito. Poi, con l'attentato delle Torri Gemelle, alcuni investitori sono morti. Erano lì. Ma che sfiga! Quindi in caso non fossero stati lì, molto probabilmente questo zoo avrebbe continuato ad esistere. Volevano fare più magari una pista da corsa. Beh, lo spazio c'era. Però sono proprio morti gli investitori. Che sfiga! Quindi c'è una tragedia dietro questa... Cioè dietro questo abbandono c'è prima un abbandono, diciamo, normale, poi una tragedia perché chi lo voleva recuperare purtroppo è venuto a mancare. Peccato, vabbè, sia per il dispiacere umano, ma anche a livello proprio di posto è un peccato aver lasciato tutto questo, ecco. E quindi ce lo godiamo noi da abbandonato. Però anche nel retrocina del posto ti sorprende.
Non ho capito. Anche nel retroscena del posto. Sì, assurdo. Questo posto veramente mi sta stregando totalmente. Queste hanno tutte gabbie. Cioè tu, intorno erano tutte gabbie, ragazzi. Qua era tutto chiuso, veramente. E c'erano gli animali che uscivano da lì. Bene, io direi che adesso andiamo nella parte di là. Da lì ci ricongiungeremo, penso, no? Sì, andiamo nella parte di là. Sarebbe bello capire veramente ogni gabbia che animale corrisponde, però capirlo mi sembra veramente impossibile ormai. Anche perché non essendoci carte del posto, se magari con qualche carta riuscivamo a risalire a che animale c'era in quella gabbia. Però purtroppo non essendoci più carte, come potete immaginare, ovviamente ci giocano anche software, quindi carte non ne avevano trovate neanche loro, non ci sono più. In più abbandonato da 23 anni, quindi un abbandono consistente. No, dobbiamo andare di là però, ragazzi. Ma come tutti gli zoo dell'epoca ha cominciato a risentire della crisi. Servivano ingenti investimenti per mantenerlo e rinnovarlo, garantendo tutti gli standard di sicurezza e di benessere animale. E alla fine ha subito l'inevitabile chiusura. Quello che ti ho detto, magari avevano problemi, cioè gli hanno detto non puoi tenere gli animali così, capito? Tra l'altro. E ha dovuto chiudere. Sì. A incidere erano state anche le proteste di un'associazione animalista locale. Perché sicuramente, come vediamo, allora gli spazi non sono chissà che per gli animali. Cioè, se pensiamo che qui c'erano due botole e avevano, cioè poco, ci sta che magari qualcuno abbia protestato. Cioè, fai conto che questo pezzo era per due animali. Quindi a meno che erano dei furetti, se no capisci che diventava abbastanza limitativo. E in più il posto dentro era veramente poco. Se pensate poi che in tutto quello che vi abbiamo fatto vedere c'erano 500 animali, inizia a diventare un po' critica la situazione. Buono, andiamo nella parte di là, che ci sono i go-kart, quindi. Cioè, c'è la pista. Di tutto senso, turf. Cioè, là c'erano gli spalti per il go-kart. Pensate un po'. Assurdo. Ma sta poltrona? Sta poltrona? Bella. Sì. Sì, questa era tipo un'entrata allora. Questa è un'entrata tipo. Può essere. Perché sicuro cioè come c'era il bar di là, ti potevi ristorare da qualche parte. Facciamo la pizza, sicuro. Sicuro. Perché ci sono dei computer là in fondo? Io non ho parola. Bello. Alla fine sì, abbiamo visto veramente qualsiasi cosa. Come volete, va bene. Ma non so se c'è ancora qualcosa. Gianni, andiamo alla pista. Cos'è quel macchinario gigante là in fondo? No, non è un macchinario, cos'è? Ah, magari l'hanno fatto per soft air, sì, è vero. E useranno anche questa parte per soft air. Qua c'era la pista, che adesso non si vede più, però c'era la pista. Questi magari c'erano anche comunque per il go-kart. Vabbè, io direi, guarda, facciamo la chiusura sugli spalti, Davide. Minchia, Gianni. Madonna. Vabbè. No, immagino. Vai, tra. Molto scello. Ma dove vi mettete? Sì, no, ci sta. Bene, ragazzi e ragazze. L'esplorazione è finita. È stata incredibile, giusto Gianni, giusto Davide? Non mi aspettavo mai nella vita di trovare uno zoo, ma abbiamo trovato uno zoo. E beh, la struttura che secondo me deve essere stata incredibile, però magari a livello di rispetto degli animali non era il top. Spero vi sia piaciuto il video, se così fosse un bel mi piace e un'iscrizione perché aiuta sempre. Ci vediamo alla prossima esplorazione. Adios. Okay. No, è bellissimo scendere. No, Gianni, fai prima saltare. O corri o cadi, fidati. O corri, non ce la fai, o corri così cadi. Devi correre, Gian. La faccio. Vabbè, allora ce la fa. Era equilibrista. Equilibrio. Idiota.